È stata inaugurata giovedì 20 aprile, nella palazzina B di Corso Giovanni Lanza 75, la mostra Una vita migliore, frammenti di storie dell'Istituto per l'infanzia della provincia di Torino. L'esposizione, ideata e realizzata da Flashback Habitat, si giova di una significativa collaborazione da parte della città metropolitana, che della provincia di Torino ha preso il posto nel 2015. Concepita come opera d'arte, la mostra raccoglie le esperienze vissute in prima persona dai protagonisti dell'istituto, con le testimonianze e i documenti consegnati da chi c'è stato, bambini ora adulti, tate, dipendenti della struttura, e forniti dagli archivi storici dell'allora provincia di Torino. La mostra, a ingresso gratuito, è aperta fino al 23 luglio, dal venerdì alla domenica, con orario 11-19. Vorrei dare un'indicazione precisa. Questa non è una mostra d'arte, questa è un'opera. Dico questa cosa non per mettere le mani avanti, ma per chiarire un po' qual è stata la mia posizione nel pensare a questa cosa. E siamo entrati ormai da un anno in questo spazio così importante, no, del Brefotrofio degli anni 50, e ho avuto modo di approfondire non solo la sua storia, ma soprattutto di conoscere coloro che sono passati di qui, che chiamo nativi. E abbiamo instaurato un rapporto splendido, per cui diciamo la responsabilità nei loro confronti è diventata quasi parentale. E perché opera? Perché proprio nei loro confronti ho intenzione di non creare false aspettative. Quindi questa fosse stata una mossa, probabilmente avrebbe creato appunto il desiderio di avere disvelamenti, di avere soluzioni a quelle che sono le domande fondamentali, soprattutto dei nativi. Invece la mia intenzione è quella di creare una suggestione, se vogliamo, se è possibile, positiva. Partendo dal titolo stesso, Una vita migliore, no? Tentando di contribuire a dignità a questo percorso esistenziale. Per cui ho agito nel territorio della meraviglia. Devo ringraziare tutte le persone che hanno collaborato nel fornirmi il materiale, partendo dalla città metropolitana, arrivando ai nativi, alle tate, a tutti coloro che sono gli artefici di questa lunga storia. E devo dire che sono molto commosso, ma i miei amici lo sanno che lo sono da quel dì, e mi ritengo abbastanza soddisfatto, stanchissimo ma soddisfatto. Penso di portare il mio contributo al tema, e quindi vi consiglio di venirci a trovare perché è bellissimo.